In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli. Questo è il Vangelo di oggi, venerdì 23 di dicembre 2022. Mancano appena 2 giorni al Natale e noi siamo ancora qui un pochettino a dover meditare la nascita di chi? Di Giovanni il Battista. Invece di trovare, come dire, delle contemplazioni per arrivare subito alla nascita dell'eletto, del Salvatore, del Santo dei Santi, siamo ancora qui a 2 giorni al Natale e siamo qui a parlare ancora del Giovanni il Battista. Poi sono brani che abbiamo sentito e risentito. Però una cosa a noi ci viene così all'occhio è che molte volte la Bibbia non ha un valore univoco, ma ha un valore che ha più sfaccettature, più sfumature. Non è che la parola di Dio voglia dire solo una cosa, anche perché la parola di Dio in teoria si dovrebbe adattare alla nostra vita. Quindi tutti quei colori che non possono essere assunti dalla nostra anima vengono assunti in sfumature diverse. Quindi è naturale che se noi non abbiamo l'ascesi del nostro amico, del nostro vicino di casa, del fratello o di chiunque sia, è naturale che però la parola si debba adattare anche a noi in qualche maniera. Quindi è inevitabile che la Bibbia in una maniera o nell'altra debba rispecchiare un attimino quello che è la condizione di tutti per poter essere cristiani, cattolici e salvati. In questo caso noi, approfondendo la parola, vediamo che appunto cosa succede in Zaccaria. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati e all'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Allora gli si scioglie la lingua e perché in quel momento dice Giovanni. E quindi che cosa vuol dire questo? Noi rapportiamo a quello che succede quotidianamente. Allora, se noi dovessimo seguire quelli che sono un po' i precetti della Chiesa, no? Delle lodi mattutine, noi nella lode mattutina che cosa facciamo? Usiamo dire il Benedictus, che praticamente è l'inno di Zaccaria. Perché lo diciamo al mattino? Perché teoricamente al mattino, come dire, dovremmo sciogliere la lingua e fare in modo di benedire Dio grazie a questo input. Quindi tutto si rifà, e la condizione anche della Chiesa che ci spinge ad una determinata ora ad agire secondo un determinato input, come dicevo prima, ci fa sorgere quel momento in cui noi veramente pensiamo che attraverso la figura di Giovanni e attraverso il Benedictus, quindi il cantico di Zaccaria, veramente la nostra lingua si scioglie. Quindi non dobbiamo solo circostanziare questo momento evangelico in una condizione temporale in cui è successo in quel momento e non succederà più. Quindi la nostra lingua si deve sciogliere per la lode al Signore, che poi la nostra lode possa essere una piccola giaculatoria, che possa essere una preghiera, possa essere una preghiera nel momento in cui noi stiamo fermi o per mille altri motivi.
ricordiamoci sempre che l'inno di Zaccaria teoricamente scioglierebbe la nostra lingua, ma ci dobbiamo anche credere. Quindi non è solo un momento in cui noi facciamo le lodi perché la Chiesa ce lo chiede e dunque di conseguenza siamo stati bravi, abbiamo fatto il compito e dobbiamo sentirci bene. No, perché poi alla fin fine proprio il sunto del Benedictus è proprio quello, sciogliere la lingua, benedire Dio, grazie a chi? Grazie all'azione del Battista. Quindi ricordiamoci sempre, perché noi siamo, e giustamente anche, siamo abituati a chiedere sempre l'intercessione della Vergine, magari qualche volta dei santi, e Padre Pio ha fatto questo e questo, quindi va bene. Sant'Antonio mi ha fatto ritrovare l'oggetto che da 15 anni non trovavo, Santa Rita, quella degli impossibili, quindi gli chiedo qualsiasi cosa, però sicuramente almeno una me ne farà arrivare perché fa le cose impossibili. Però noi non riusciamo mai a entrare nel concetto che grazie a Giovanni si arriva a Gesù. Cioè quella porta parallela che c'è. Sicuramente gli antichi l'avevano capito, ma noi l'abbiamo perso. Quindi ricordiamoci oggi che per sciogliere veramente la nostra lingua dobbiamo veramente entrare nella condizione del Battista. Altrimenti saremo sempre legati, faremo le stesse cose, diremo le stesse cose, ripeteremo le preghiere come fossero formule. Perché? Perché non ci si scioglie la lingua. Quindi a due giorni dal Natale ricordiamoci sempre che la lode è la prima cosa, perché gli stessi pastori lodavano il Signore. Quindi Giovanni il Battista, intercedi per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Beata Cherilde, reclusa a San Giorgio. La beata Cherilde si ritirò come solitaria in una cella presso la Santa Chiesa di San Giorgio, sopra San Gallo, in Svizzera, in una cella abitata prima da San Viborada, la prima donna proclamata ufficialmente santa dalla Chiesa. La beata Cherilde visse in questa condizione per molti anni, dedita alla preghiera e all'ascetismo. Morì il 23 di dicembre del 952. Il suo nome figura nell'obituario dei santi e beati sepolti a San Gallo. La festa della beata Cherilde ricorre nell'anniversario della sua morte, il giorno 23 di dicembre. Ecco, questa è la beata dimenticata di oggi, 23 dicembre, che come dire, uno degli ultimi giorni prima del Natale. Domani il 24 sicuramente parleremo di qualche altro beato, però in questi ultimi giorni noi comunque diamo rilevanza a questa figura che a mio avviso è molto importante, perché se noi dovessimo guardare realmente quella che è la grandezza, cioè io vado a vivere nel posto in cui è stata fatta la prima donna proclamata ufficialmente santa dalla Chiesa, ed è un onore incredibile. Certo, d'altra parte noi vediamo invece una persona che va a fare la reclusa, quindi che cosa significa? Preghiera e ascetismo. Questa donna praticamente è andata a dedicare tutta la sua vita al Signore, e l'ascetismo è un qualche cosa che noi veramente stiamo perdendo. E questa donna invece ha dedicato la sua vita e ha avuto, tra virgolette, la fortuna di abitare in un luogo santo, perché lì c'è stata la prima santa. Ecco, questo che forse noi non riusciamo a comprendere. Siamo persone che siamo fortemente attaccate al mondo. Queste figure qui per noi sono figure di marginali. Gli stessi comunque dati anche del mio Vangelo lo dicono, non è che si sia così molto attaccati a queste storie o che possano interessare più di tanti. Se uno mi dovesse dire perché lo faccio perché comunque, come dicevo, c'è un lato della Chiesa che è stato dimenticato o volutamente dimenticato, e quindi quasi nessuno interessa, però è mio dovere morale quello di poterlo far rivivere, e lo farò rivivere finché mi faranno fare questo tipo di lavoro, questo tipo di evangelizzazione. Perché? Perché poi alla fin fine
che si voglia o no, è l'unico modo per arrivare alla vita eterna, quello di abbandonare tutto e andare nelle braccia del Signore, vuoi reclusa, vuoi in un'altra forma, ma comunque quel momento in cui si compiono le scritture, in cui si chiede di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, e si compie così. Naturalmente non tutti possiamo essere così, ma in quel piccolo angolo in cui noi ci è potuto dare questo, dobbiamo darlo. Poi chi ha avuto la fortuna di poter comprendere, di abbandonare tutto per il Signore, questa è una fortuna. Ma quelli che rimangono sulla terra devono capire che questo è l'unico modo. Anche perché quando moriremo, il fatto di essere stati troppo attaccati sulla terra, lo pagheremo in un'altra maniera. Quindi ricordiamoci il purgatorio, che per quanto possa essere così visto in maniera nebulosa, in realtà un peccato si paga in anni, quindi un peccato piuttosto pesante lo paghiamo in anni. E ricordiamoci questo, perché possiamo fare 80 anni di vita qua, ma ne possiamo fare anche 120 da un'altra parte. E non so quanto convenga questo. Quindi io chiedo che alla Beata Cherilde, che possa veramente intercedere per questo mondo che ha perso la strada giusta e si è messa a percorrere una via di misericordia che molte volte non porta a quello che è l'effetto sperato. Perché se noi dovessimo pensare che la via della misericordia, come ci viene detta, sia così semplice da percorrere, non adempiremo alla volontà del Vangelo, che ci chiede la vita stretta. E tutte queste persone che si sono sacrificate per la Chiesa avrebbero compiuto un sacrificio inutile. Ma così non è. E speriamo che la Beata Cherilde possa illuminare tanti cuori che oggi vivono di una falsa misericordia.